grazia, il timbro musicale, ma anche la partecipazione a una storia che risale indietro nel tempo, che ha a che vedere con tante cose che oggi vengono ricordate. L'Unità d'Italia, la storia della nostra comunità, insegne significative come quelle che porta il Corpo Musicale Città di San Lautaro. Benvenuti a voi tutti, sono con noi anche i componenti dell'amministrazione comunale, della giunta, come la collega Roberto Allotta, vice sindaco Giorgio Archetti, del consiglio a partire dal presidente Roberto Fusai, dal vicepresidente Homer Maurizi e ad altri colleghi, capigruppo e consiglieri. Ringrazio coloro che si sono dedicati a rendere possibile questo momento, insomma l'insieme delle imprese che ha consentito puntualmente quest'oggi di inaugurare ordinatamente che cosa. Intanto un intervento nel sistema diagnostico non privo di un certo rilievo, perché abbiamo una nuova connessione tra l'asse di via Caselle e l'asse di via Poggi, che corrono parallele consentendo anche decentrare dalla via Emilia traffico veicolare che sappiamo interessa la nostra comunità dal punto di vista dell'attraversamento più a nord, come è giusto che sia, sempre che più vogliamo immaginare nel percorso all'interno del capoluogo una via Emilia più ad uso locale e urbano e meno ingombrata invece di quanti devono percorrere l'asse della via Emilia per venire magari da Ozzano, a loro volta provenienti da altre località a est verso Bologna o viceversa. Quindi questa è una buona cosa che sta dentro, come sapete, un disegno di riqualificazione intrapreso qualche tempo fa, ormai un decennio fa, meritorio, perché il meritorio per la semplice ragione che qui abbiamo